Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio provare insieme a voi un po' di cosine. Ho qui vicino a me una scatola, sì, la scatola delle Dr. Martens, e praticamente qui dentro ci butto tutto ciò che compro e che ancora non ho provato. Siccome ci sono un sacco di cose qui dentro, diciamo la maggior parte sono dell'ordine di Make Up Revolution. E ancora, cioè che ancora non ho provato, ho detto facciamo un video, magari apro la scatola, vedo quello che c'è dentro e provo insieme ai ragazzi tutto ciò che c'è qui dentro, cercando di utilizzare quante più cose possibili. Quindi oggi vedrete all'opera un po' di cosine che sono qui dentro. Ovviamente non potrò utilizzarle tutte perché per ovvie ragioni, cercando di non rompere nulla. Siccome qui dentro non c'è tutto l'occorrente per realizzare un trucco, ovviamente le cose che non ci sono le prenderò da un'altra parte. Quindi direi iniziamo subito senza perderci troppo in chiacchiere. Prima di tutto qui dentro c'è un burro cacao che avevo preso su non mi ricordo dove, che è questo qui della Palmer's, è Coconut Oil Balm. Questo mi sembra di averlo già provato e si apre tipo deodorante proprio fatto in questo modo. E si mette così se Laura, come un normalissimo burro cacao. Allora, questo burro cacao sembra molto molto siliconico, però magari me lo metto in tasca della mia vestaglietta e lo proverò nei prossimi giorni, così vi faccio sapere se ho trovato un altro burro cacao che mi piace. Allora, di fondotinta, qui dentro ce n'è uno che è praticamente l'Infallible 24 ore di L'Oreal. Il problema è che l'ho preso quando ero un pochino abbronzata, quindi ovviamente vedete che è molto più scuro di me, quindi non lo testerò oggi, magari lo proviamo insieme in un altro video prossimamente, facciamo un try on, mi metto un po' di autoabbronzante e facciamo andare bene questo colore, quindi lo lascio qui sopra così lo proveremo presto insieme. Una cosa che voglio provare è questa spugnettina di Make Up Revolution che credo non facciano neanche più. E una ragazza mi aveva scritto: Giulia, ho preso una spugnetta di Make Up Revolution e quando ci metto il fondotinta praticamente la spugnetta è come se lo fa scomparire, una cosa del genere. E poi vi avevo fatto vedere questa spugnetta in un video haul e lei mi ha detto: ah, è proprio quella che ti dicevo, quindi adesso sono curiosissima di provarla. Al tatto non mi sembra un granché, però la vado a bagnare, prendiamo un fondotinta e lo applichiamo sul viso. Allora, questa spugnetta è di una consistenza stranissima. Avete presente, cioè se avete in giro per casa un adolescente, sapete di cosa sto parlando? Quelle robe che piacciono a loro, tipo gli squishy, quelle cose che strizzi e rimangono nella forma e poi piano piano tornano a posto, sembra uno di quei cosi lì, ha una consistenza stranissima, cioè praticamente se io faccio così rimane l'impronta sulla spugnetta, quindi non so quanto possa lavorare bene, però mi stavo dimenticando che volevo sì, prenotare, sì, ma voglio prenotare una vacanza, volevo provare questa palettina qui di Make Up Revolution che si chiama Ultra Base Corrector Palette ed è praticamente la palette quella con i correttori tutti colorati. Diciamo che voglio provare questo correttore qui che al tatto è molto molto grasso, quindi non penso che mi piacerà. Sembrano quasi trucchi per i bambini, ma non sembra un correttore, sembra un lucidalabbra al tatto. Che come colore, ragazzi, non è per... Guardate che occhiaie, che è una cosa terribile. Stanotte non ho dormito per niente. Il colore non è neanche male, il problema è proprio la consistenza, perché sono quei correttori molto molto sottili, però talmente tanto grassi che quando ci passate qualcosa sopra praticamente scompaiono. Cioè, proprio come i trucchi dei bambini. Ah, mi sono chiusa i capelli nella palettina. Mi sono strappata tipo una ciocca di capelli. Come fondotinta, magari dovrei alzare l'inquadratura perché sto parlando così con la fronte tagliata. Scelgo un fondotinta che so che lavora bene con la spugnetta, quindi so che si applica bene con la mia solita spugnetta di Real Techniques. Sto parlando del Milani Concealer Imperfect, questo qui è nel colore 00B Light. Questo si applica benissimo con la mia spugnetta di Real Techniques, che è questa solita che vedete sempre. Questa cosa mi fa troppo ridere. Cerchiamo di non essere prevenuti, ragazzi. Allora, diciamo che l'applicazione non è neanche così tanto male come mi aspettavo. Però sicuramente, cioè, avendo quella di Real Techniques, che praticamente costa uguale, perché quella di Real Techniques
due costano 10 euro su Amazon. Questa non lo so, penso comunque di averla pagata un 4-5 euro, qualcosa del genere, quindi alla fine il prezzo più o meno è simile, però è davvero tanto rigida, cioè ragazzi non riuscite a trasportare bene il prodotto, dovete stamparlo, cioè non potete trascinarlo perché è talmente rigida che se fate questa cosa, ecco che il fondotinta se ne va via. Dovete praticamente fare tutti i piccoli stampini. Questo è uno di quei prodotti che non è terribile, nel senso che se vogliamo farlo lavorare bene ci riusciamo, però avendo altre scelte non sceglierei mai, mai e poi mai questa spugnetta. Applichiamo un po' di correttore, scelgo questo qui, ah, che è sempre di Milani, è praticamente l'amico del fondotinta, però in realtà non c'entra niente perché questo correttore è, diciamo, coprenza medio-bassa e super luminoso, al contrario invece del fondotinta che è medio-alta come coprenza e è, diciamo, semi opaco. Guardandomi così nello schermo della fotocamera mi sembro davvero bianchissima. Il problema, sapete qual è? È che non è questo fondotinta che è chiaro, perché questo fondotinta praticamente è esattamente come il mio colore di pelle, ma è che solitamente ne metto un pelino più scuro, quindi sembro leggermente più viva. Invece questo, che è dello stesso colore della mia pelle, mi fa sembrare proprio morta. Però ragazzi, se siete chiari come me, ho fatto un video che uscirà sabato che è dedicato proprio alle pelli molto molto chiare. Quindi occhio al prossimo video. Per quanto riguarda il correttore, che è un pochino più luminoso, cioè non asciutto quanto il fondotinta, noto che la spugnetta si mangia davvero tanto prodotto, cioè non lo riesce a stendere. Il fondotinta prima si lavorava bene proprio perché andandolo a stampare il fondotinta deriva dalla pelle, invece questo qui che non lo fa praticamente viene risucchiato completamente dalla spugnetta. Nel frattempo ho fissato tutto con la cipria. Una cosa che sono super curiosa di provare è questa terra qui di Freedom che praticamente mi avevano mandato nel pacchetto quando ho fatto l'ordine da Revolution Beauty. Questa terra è davvero davvero chiara, cioè guardate, praticamente paragonata al mio viso, è tipo dello stesso colore del mio viso. Quindi sono curiosa di vedere se in realtà possa fare qualcosa sul mio viso oppure no, è parecchio polverosa. Allora, già mettendola sul collo vedo che non è che faccia un granché, cioè sembra quasi una cipria più che una terra. Non mi va proprio a dare nessun tipo di effetto abbronzato, forse proprio c'è, cioè, un'ombretta, ma leggerissimissima, ma ne sto mettendo tanta, quindi non ne vale neanche la pena, perché a questo punto il mio viso diventerà super polveroso, perché sto mettendo un sacco di polvere sul mio viso, però cioè non sto ottenendo nulla. Forse può essere una terra adatta proprio a chi, non lo so, ha una pelle davvero bianca, cioè più chiara della mia, deve essere proprio bianca bianca. Forse in quel caso questa terra può fare qualcosa. Altrimenti già se siete di una mezza tonalità più scuri di me, vi dico assolutamente non compratela perché forse sarebbe una cipria, ecco, potrebbe essere considerata così. Allora, anche come blush non ho nulla, quindi ne vado a prendere uno di quelli che utilizzo sempre. Come illuminante ne ho diversi da provare. Uno è questo qui di Maybelline, che è il Master Chrome nel colore 050 Modern Rose Gold. E questo credo sia molto molto bello, però guardate quanto è più scuro del mio colore di pelle, non so poi se si swatchi in modo più chiaro. E poi ho da provare anche questo qui, che è come si chiama, il kit per il contouring. Non so neanche se lo fanno ancora, l'ho preso tantissimo tempo fa, perché volevo prendere quello di Charlotte Tilbury. Cioè, aspettate, questa è una copia dell'illuminante di Charlotte Tilbury. Quindi la mia idea, non riesco a parlare, era ok, compro anche quello di Charlotte Tilbury e faccio un paragone per vedere quale è meglio, solo che quello di Charlotte Tilbury costa tantissimo, quindi alla fine non l'ho mai comprato e questo qui è rimasto così nel dimenticatoio a prendere polvere e non so, è polverosissimo questa terra. La metto qui per fare il contouring, però come colore non mi sembra per niente male, sapete ragazzi? Come colore devo dire mi piace, ovviamente per una pelle chiara, perché già se andate, non lo so, su una pelle media questo è un pochino troppo grigio. Non mi sembra per niente male, devo provarlo con il mio trucco 4-5
quotidiano di tutti i giorni per vedere che cosa succede, voglio mettere due illuminanti. Uno che è questo qui, quello di Maybelline, e poi voglio andare con quello che c'è lì dentro nel kit di Make Up Revolution. E infatti, come pensavo, ragazzi, è sì luminoso, però è tipo dello stesso colore della mia pelle, quindi neanche si vede che io sto applicando l'illuminante. Sembra semplicemente una cipria luminosa, qualcosa del genere. Ora voglio provare a mettere anche un pochino di questa qui di Make Up Revolution. Avrete capito che questo video è un po' così incasinato, tipo ok, proviamo tutto quello che ci passa per la mano. Questo è molto più luminoso, ad esempio. Non mi sembra per niente male questo illuminante. Fa vedere... Allora, aspettate, fa vedere tutto quello che c'è sotto. Cioè, sto vedendo delle bollicine che neanche sapevo di avere. Sapete, tipo quelle sottopelle che veramente non si vedono. Fa vedere tutto questo, cioè si vede ogni minima pieghetta, anche se faccio così, che c'è sotto. Quindi come colore sì, bello, come effetto finale non tanto. Anche le sopracciglia le riempio con la mia solita matita, perché non ho nulla da provare per le sopracciglia. Sugli occhi voglio realizzare un trucco davvero semplicissimo, molto molto veloce. Voglio utilizzare questa qui di Beauty Bay, che in realtà non è la prima volta che utilizzo, però sto testando, la sto ancora testando perché voglio farvi una recensione. Anche se mi sono già fatta un'idea, però devo testare tutti i colori prima di farvi una recensione. Quindi spero di riuscirci presto, diciamo che ne mancano davvero pochi, però voglio testarli tutti per dirvi esattamente cosa ne penso. Allora, ho messo il secondo colore più chiaro sotto il sopracciglio e sull'angolo interno dell'occhio. Adesso voglio prendere il Pesca e lo metto nella piega dell'occhio. Una cosa che devo dirvi di questa palette è che è davvero poco polverosa, quindi voi prendete i colori, la cialdina non si sbriciola per niente e sembra che io la palette non l'abbia mai utilizzata, cioè le palette rimangono, è come se gli ombretti li abbiano prestati davvero tantissimo. Prendo questo marrone per intensificare la piega. Su tutta la palpebra mobile metto questo giallino. Nella parte qui sotto sto applicando questo, dov'è? Questo marrone qui. Adesso riprendo un po', anzi prendiamo un po' di questo marroncino qui e lo vado a sfumare. Sull'angolino interno dell'occhio utilizzo questo qui, che è una specie di rosino chiaro, molto luminoso. Questo colore non è che scriva così tanto. Applico il mascara sia sopra che sotto e poi passiamo a provare qualcosa sulle labbra. Di cose per le labbra qui dentro ne ho davvero tantissime da provare, parliamo di cose anche che ho comprato un sacco di tempo fa, quindi magari proveremo diverse cose insieme. La cosa che mi sta venendo in mente è che sto capendo perché queste cose erano rimaste qui dentro. Fino adesso non c'è quasi nulla che mi è piaciuto, forse l'unica cosa che mi è piaciuto è stato l'illuminante di Maybelline, ma diciamo che non vale, nel senso che già uso quello dell'altro colore, quindi già sapevo che, cioè già so che il prodotto mi piace, semplicemente il colore non è proprio il massimo per me in questo momento, però d'estate sono sicura che lo utilizzerò. Voglio provare questo qui, che è un lip lava della linea High Heart Makeup. Non so neanche quale sia il colore, non c'è scritto qui sopra, quindi boh, lo mettiamo. Oddio, ma perché è così liquido? C'è qualcosa che non va con questo rossetto. Ok, benissimo. Ma che cosa c'è qui dentro? Cioè, è liquidissimo. Ok, adesso sta iniziando a uscire la cremetta. Il colore non è neanche male, il problema è che è liquidissimo, quindi se ne va un sacco in giro e non è tanto coprente, quindi questo potrebbe essere un problema. Perché ad esempio io ridisegno le labbra fuori dal mio contorno, quindi se il rossetto non è tanto coprente si vede lo stacco tra il rossetto e le labbra. Tra l'altro è difficilissimo spremerlo fuori, poi un po' esce il liquido, un po' esce la cremetta, non si capisce niente. È un peccato perché questo colore è davvero carino, ma è troppo troppo liquido. Cioè sento proprio che se ne va in giro e lo sento anche sui denti, anche se ancora non c'è andato, ma tra poco ci andrà sicuramente. Dà una sensazione stranissima, come se non si asciughi e rimanga proprio questa parte liquida che sembra quasi oleosa. Quindi ok, fatto un macello, a posto. Giulia sta facendo un sacco di casini, mi sono spalmata il colore su tutte le dita. Togliamo questo rossetto che
Non ci è piaciuto così tanto, guardate, non ho nulla sulle labbra. Voglio provare invece questo qui, che è sempre di Makeup Revolution, è una matita per le labbra nel colore Take Over. Speriamo che questo vada bene. Faccio un sacco fatica a far scrivere questa matita, provo a temperarla, vediamo se magari è meglio. È molto molto disomogenea, in alcuni punti scrive di più, in altri punti scrive di meno. Allora, che cosa succede? Che nell'esatto momento in cui ho temperato la matita, quindi la punta era super fresca, sembrava che questa matita scrivesse tantissimo. Un secondo dopo è tornata esattamente come prima, quindi le mie labbra sono completamente a chiazze. Tipo qui sono io la scuro, qui sono rosine chiare, poi in alcuni punti veramente... Ah, non mi piace questa matita, ragazzi! Questo video è un totale flop! Video dei flop, lo chiamerò così! Adesso mi strucco questo rossetto, questa matita e boh, cerchiamo di trovarne qualcuno che sia almeno un po' decente. Tra l'altro, ragazzi, questa matita è appiccicosissima. Cioè, mi rimangono incollate le labbra. Non so se si vede, rimangono proprio attaccate. Per la serie Kat Von D Salvami Tu, se vi ricordate tantissimo tempo fa, cioè eravamo tipo la metà, quindi tanti di voi neanche se lo ricorderanno, avevo preso un kit di Kat Von D che aveva tutte delle mini tinte per provare diversi colori. Ecco, la metà non li ho neanche aperti, giusto così per farvi capire, me ne dimentico sempre. Ecco, cercavo lui esattamente, infatti non lo trovavo. Voglio provare il nero, vediamo se almeno lui è decente. I colori che ho qui sono Witches, Madrid, sono scritti picciolissimi, Damned, che è questo bellissimo colore qui, e Exorcism, non so se si dice così. Comunque sembrano molto belli, quindi devo magari lasciarli fuori dalla scatola e spingermi a provarli. Farò esattamente così, li lascio qui sopra, vicino al fondotinta, così almeno li provo. E metto il nero. Allora, non è super super intenso già dalla prima passata, quindi finisco di metterlo anche sulle labbra sopra e poi magari facciamo un'altra passata. Ok ragazzi, questo rossetto mi piace tantissimo, devo assolutamente indossarlo. So che sembra un po' gotica, un po' così, tutta dark, però mi piace tantissimo. L'unica cosa che non mi piace è che si vede parecchio lo stacco, ovviamente, con il dentro delle labbra, anche perché io non posso andare poi tanto dentro con il rossetto scuro perché c'è subito la mucosa, cioè le mie labbra non sono così tanto carnose, ma non so neanche come spiegarvelo. Se voi mettete il rossetto liquido sulla mucosa, che è la parte quella dentro, quella che rimane sempre umida, il rossetto lì si scioglie e poi vi va sui denti, quindi dovete mantenervi sempre, diciamo, dove la pelle rimane asciutta. Non posso andare tanto dentro perché evidentemente la mia mucosa inizia abbastanza fuori. Dopo questa spiegazione zoomiamo indietro e vediamo che cosa ne penso di tutti i prodotti che ho testato oggi. Allora, diciamo che non sono così tanto soddisfatta dei prodotti che ho testato oggi. L'unica cosa che mi è piaciuta ma che devo continuare a testare è l'illuminante di Maybelline. Devo continuare a provare anche questo di Makeup Revolution, il kit per il contouring. Vi ripeto, non so neanche se sia ancora disponibile. Non mi sembra così tanto male, però sicuramente ho delle cose migliori, quindi non è che ci ritornerò così tanto spesso. Devo finire di testare la palette per gli occhi, anche se diciamo le mie impressioni non sono proprio tanto tanto positive, però ve ne parlerò presto in una recensione, quindi fatemi finire di provare gli ultimi colori e poi vi faccio la recensione. Per quanto riguarda il resto dei prodotti, non mi è piaciuto praticamente nulla, al di fuori del rossetto di Kat Von D, che assolutamente lo rindosserò. Mi vedrete questo rossetto in altri video, magari vedrete anche gli altri all'opera, e testeremo insieme il fondotinta di L'Oreal, promesso. Me lo state chiedendo da tantissimo, quindi penso sia arrivato il tempo di testarlo. Vi immaginate se non lo fanno più? Magari se non lo fanno più scrivetemelo con un commentino qui sotto, così evito anche di farvi il video. Magari ve lo faccio su qualcosa che potete realmente comprare. Per il video di oggi è tutto ragazzi, se vi ho tenuto compagnia lasciatemi un bel pollice all'insù o iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!